scuola è nata nel 1977 dal carisma educativo di Don Luigi Giussani, caratterizzato da una appassionata apertura alla verità e alla bellezza. Alcuni genitori e insegnanti hanno sentito l'esigenza di creare un luogo educativo per i propri figli e hanno dato vita ai primi livelli della scuola. 10 anni dopo, nel 1987, è nato il liceo classico Gianluigi Storoni. Perché dall'esperienza era emersa l'evidenza che il ciclo educativo non si potesse interrompere con la scuola secondaria di primo grado. Tale ciclo, infatti, trova il suo compimento e una conclusione naturale al termine del quinquennio superiore, perché è a quest'età che i ragazzi iniziano ad esercitare un paragone critico con la realtà, un confronto e una verifica personali. Nel 2004, su richiesta delle famiglie, nasce anche il liceo scientifico, intitolato ad Enzo Piccinini. In questi oltre 40 anni, la nuova scuola ha maturato una ricca tradizione educativa, culturale e didattica, in collaborazione con molte altre scuole, prima fra tutte la Fondazione Sacro Cuore di Milano. Siamo più che mai in cammino, curiosi di scoprire sempre più la portata di questa straordinaria esperienza educativa e ci sentiamo compagni di strada di chiunque abbia a cuore l'educazione dei giovani, sia scuola che altri soggetti educativi. Grazie alla sovrapponibilità dei piani di studio dei due licei per più del 50% del monte ore totale, le classi dei due licei, scientifico e classico, funzionano come classe articolata. Gli studenti frequentano le discipline comuni in modalità unitaria, per poi dividersi nelle discipline di indirizzo. La classe articolata sfrutta la ricchezza del gruppo per le discipline che necessitano di maggiore confronto e dialogo, perché i due gruppi di studenti possono ricevere vantaggio reale dalla compresenza e dallo scambio. Invece, il numero ridotto degli studenti dei due licei quando si dividono nelle discipline di indirizzo più specialistiche, come latino e greco al classico, matematica e fisica allo scientifico, permette maggior curvatura del docente alle esigenze educative degli studenti. I licei della nuova scuola sono paritari, pertanto il diploma conseguito è del tutto equiparato a quello di una scuola statale. I piani di studio sono quelli ministeriali, a cui sono state aggiunte alcune ore di potenziamento volto ad arricchire ulteriormente la gamma di discipline. Per entrambi i licei c'è un potenziamento delle discipline linguistiche. È previsto un progetto di potenziamento della lingua inglese con docente madrelingua al fine di migliorare le competenze comunicative e sostenere gli esami di certificazione Cambridge. Inoltre, c'è l'opzione seconda lingua straniera, lo spagnolo, che viene studiata accanto alla lingua inglese per l'intero quinquennio. È inoltre inserita nel piano curricolare la disciplina di musica, con educazione all'ascolto, la realizzazione del coro della scuola e la partecipazione ad eventi. Nel piano studi del liceo classico, l'insegnamento di storia dell'arte viene intrapreso sin dal primo anno, in modo che tale disciplina vada al passo della storia. Nel piano di studi del liceo scientifico, la storia del triennio è implementata di un'ora a settimana per poter indagare maggiormente le vicende della contemporaneità. Il corpo docente viene selezionato tramite colloqui conoscitivi e disciplinari. È ben preparato e motivato. Ai licei lavorano docenti giovani accanto a docenti di lunga esperienza, con possibilità di reale collaborazione e confronto in team, con riunioni di dipartimento, anche con gli altri livelli di scuola. L'aggiornamento è continuo attraverso la collaborazione e lo scambio con altre scuole ed enti di eccellenza. I licei classico Storoni e scientifico Piccinini hanno accettato una proposta alquanto esclusiva e hanno aderito tra le classi pilota al nuovo progetto di alta qualità e ampia prospettiva Orientami, ideato da studenti italiani laureati ad Harvard, MIT, NYU, Politecnico di Milano, Bocconi di Milano.
Orientami nasce dal desiderio intelligente di offrire agli studenti del triennio liceale la possibilità di essere accompagnati in modo più profondo e proficuo nell'orientamento, anche sulla base del dato nazionale di cambio di scelta da parte dei nostri diplomati, ma soprattutto il registrarsi di una sempre più dilagante confusione nella prospettiva di sé e del proprio posto nel mondo.